Ecco, oggi leggerò un altro estratto preso sempre dal libro La Somma contro i Gentili, e siamo sempre al libro terzo, pagina 749. Allora, il capitolo si intitola L'ordinamento degli uomini tra loro rispetto agli altri esseri. E appunto vedremo un po' meglio i concetti che abbiamo già visto prima, cioè che tutta la filosofia dell'Aquino, la teologia dell'Aquino, ecco, è fortemente gerarchica, cioè prevede un ordine di qualcuno che sta sopra e qualcuno che sta sotto. Quindi non è affatto una teologia basata, ad esempio, sull'amore, sulla carità o sul rispetto, sulla democrazia, o appunto sul rispetto delle opinioni altrui o sulla democrazia, cioè su concetti di uguaglianza. Ecco, in realtà appunto è una teologia tutta incentrata su concetti come il dominio e la gerarchia. Adesso appunto leggeremo, siamo a pagina 749, leggeremo questo capitolo. Vedremo soprattutto un concetto che è espresso verso la fine del capitolo. Allora, l'ordinamento degli uomini tra loro rispetto agli altri esseri. Tra tutte le sostanze intellettive, le anime umane occupano l'infimo grado. Poiché, come sopra abbiamo accennato, le sostanze di codesto grado al momento della loro origine ricevono soltanto una conoscenza universale o generica dell'ordine della provvidenza divina, e per avere una conoscenza perfetta delle singole cose bisogna che vi siano indotte partendo dalle cose stesse nelle quali l'ordine della divina provvidenza si è già concretato. Teniamo presenti che per lui c'è, sopra gli esseri umani stanno gli angeli, eh? Che poi lui appunto affronta in altri capitoli, quindi teniamo presente che il suo grado di gerarchia è questo, cioè al principio c'è Dio che è il principio primo, poi sotto ci sono appunto le classi angeliche, poi sotto le classi angeliche ci sono gli esseri umani, e gli esseri umani l'Aquino li divide ulteriormente in due categorie, maschi e femmine, come abbiamo visto nelle videoletture precedenti. Poi, perciò era necessario che le anime umane disponessero di organi corporei mediante i quali attingere le conoscenze delle cose corporee. Ma con essi le anime, data la debolezza della loro luce intellettiva, non possono acquisire una conoscenza perfetta di ciò che riguarda l'uomo, se non mediante l'aiuto degli spiriti superiori. E questo le esige una disposizione divina, affinché gli spiriti inferiori acquistino la perfezione per opera di quelli superiori, come sopra abbiamo visto. C'è sempre questo concetto, c'è cioè qualcosa di appunto di superiore che istruisce, che guida sempre qualcosa di inferiore, tanto quanto nell'ordine proprio della società umana, quanto addirittura sempre nella mente dell'Aquino, per quanto riguarda il rapporto ad esempio degli angeli con gli uomini. Cioè era completamente ossessionato da questo concetto, cioè da questo concetto proprio di gerarchia. Tuttavia, poiché l'uomo è partecipe in una certa misura della luce intellettiva, a lui, secondo l'ordine della divina provvidenza, sono soggetti gli animali bruti, che ne sono privi del tutto, di qui le parole della Genesi 1,26: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, ossia dotato di intelligenza, e presieda ai pesci del mare, agli uccelli dell'aria e alle bestie della terra. Allora, questo concetto del fatto che l'uomo deve dominare su tutto il creato è un concetto tipicamente preso dalla Genesi, e io l'ho affrontato anche attualmente po pochi giorni fa, ecco, su uno scritto che ho realizzato con alcuni concetti che ho preso da Galimberti. Ecco, poi per chi appunto volesse saperne di più, può appunto connettersi sul mio blog Lunare Esistenzialismo. Proprio perché questi concetti di dominio sugli animali, o comunque dominio sull'ambiente, sono a volte serviti per giustificare lo sfruttamento del territorio, cioè senza il rispetto per l'ambiente, ecco. Questo settore della teologia che studia l'ambiente, proprio la natura, ecco, e quindi anche il rapporto dell'uomo con gli animali o dell'uomo con le risorse naturali, è proprio un settore della teologia teologia dell'ecologia che spesso, anzi spessissimo, si lega alla teologia di liberazione femminista. E difatti ci sono alcune teologhe donne che appunto si sono dedicate
a questo discorso dell'ecoteologia, come si chiama, perché è un discorso che appunto si lega allo sfruttamento dell'uomo sul territorio delle risorse naturali, quindi all'inquinamento, all'industrializzazione forzata, e poi si lega anche al concetto della liberazione per quanto riguarda appunto i diritti di uguaglianza e di parità. Ovviamente l'Aquino è uno che, così come sosteneva il dominio di una classe sull'altra, di un genere sull'altro, non poteva non sostenere anche il dominio cioè dell'uomo sull'ambiente, sulla natura. E questo concetto lo riprenderò quando noleggerò l'altro libro che voglio leggere, che è addirittura molto più delirante di questo, che è La Summa Teologiae, che sarà un libro che appunto leggerò soprattutto per quanto riguarda gli argomenti della Genesi e dell'Incarnazione, che veramente ci permetteranno di capire al 100% il suo pensiero e quindi capire appunto quanto male ha portato poi nel mondo. Allora, proseguendo la lettura, però gli animali bruti, pur essendo privi di intelligenza, poiché tuttavia sono provvisti di una certa conoscenza, secondo l'ordine della divina provvidenza, sono superiori alle piante e agli altri animali esseri privi di cognizione. Di qui le parole della Genesi 1,29-30. Ecco che io vi ho dato tutte le erbe che fanno il seme sulla terra e tutte le piante che hanno in se stessa semenza della loro specie, perché siano di cibo a voi e a tutti gli animali della terra. Tra gli esseri poi del tutto sprovvisti di conoscenza, l'uno è inferiore all'altro nella misura in cui è passivo rispetto all'azione dell'altro. Essi infatti sono partecipi della provvidenza divina non nell'ordine dispositivo, ma soltanto nell'ordine esecutivo. Adesso qui viene introdotto un concetto che, appunto come vedremo, è un concetto, a parte assolutamente totalitario, di dittatura, ma anche appunto fortemente gerarchico. E appunto lo vediamo appunto qui sotto. Nell'uomo però, che è provvisto di intelligenza, di senso e di potenze corporee, tutte queste facoltà sono ordinate tra loro, secondo la disposizione della provvidenza divina, a somiglianza dell'ordine esistente nell'universo. Poiché le potenze corporee sono soggette a quelle sensitive ed intellettive, quali esecutrici dei loro comandi, a loro volta le potenze sensitive sono soggette a quelle intellettive e sottostanno al loro comando. Allora, come si vede qui, il discorso è sempre incentrato su questo, cioè il concetto di qualcosa di superiore che comanda a cui è ordinato. Per lo stesso motivo deve esserci un certo ordine degli uomini tra loro. Quelli infatti che emergono per intelligenza sono fatti naturalmente per dominare, mentre quelli che sono scarsi di intelligenza e robusti corporalmente da natura sembrano destinati a servire. Come scrive Aristotele nella Politica, libro 1, capitolo 2. Con ciò concorda la sentenza di Salomone: chi è stolto sarà servo di chi è saggio. E nell'Esodo si legge: scegli tra tutto il popolo uomini saggi e pieni di timor di Dio, i quali amministrino al popolo la giustizia in ogni momento. Adesso appunto li inquadro così si dovrebbero riuscire appunto a vedere meglio. Qui ci troviamo. E poi anche qui soprattutto. Spero si riesca abbastanza a vedere perché le parole sono abbastanza piccole, però si dovrebbe comunque riuscire, cioè si sarebbe dovuto riuscire appunto a vedere la frase. Allora, appunto, rileggendolo, è questo il concetto che poi è interessante appunto da approfondire. Perché in queste righe viene proprio espresso chiaramente il concetto di ordine e di gerarchia. Allora, rileggiamolo. Per lo stesso motivo deve esserci un certo ordine degli uomini tra loro. Quindi qui lui sta già dicendo che è giusto che ci sia appunto, cioè così come gli uomini devono dominare sugli animali e sul creato, riprendendo il discorso che lui ha preso dalla Genesi, così è giusto che ci siano anche degli uomini che sono preposti a un ordine sopra rispetto agli altri che stanno sotto. E questo è il concetto che era già presente nel primo capitolo. Vi ricordate quando il primo video che ho fatto, ecco, la prima videolettura, era proprio un concetto che era presente.
che lui aveva già detto fino al primo capitolo, cioè che a dominio di tutti gli altri doveva starci la classe di sapienti, cioè quelli come lui. Quindi, per lo stesso motivo, deve esserci un certo ordine degli uomini tra loro. Quelli, infatti, che emergono per intelligenza sono fatti naturalmente per dominare. Mentre quelli che sono scarsi di intelligenza e robusti corporalmente di natura sembrano destinati a servire, come scrive Aristotele nella Politica. Quindi anche questa è una dimostrazione che tutto il pensiero di Tommaso d'Aquino è incentrato su Aristotele, non è incentrato tanto sui Vangeli o sulla figura di Gesù, ma è proprio incentrato su quello che poi aveva detto Aristotele. Allora, andando avanti a leggere. Ma come nell'agire del singolo uomo interviene il disordine per il fatto che l'intelletto segue le potenze sensitive e per il fatto che le potenze sensitive, dall'indisposizione del corpo, sono costrette al moto del corpo, come appare negli zoppi, così nel governo degli uomini interviene il disordine per il fatto che uno acquista il comando non per la preminenza del suo intelletto, ma usurpa il dominio con la forza fisica, oppure viene posto a governare per soddisfare delle passioni. Quindi lui in realtà qui sta dicendo che non tutte le forme di governo sono giuste, quelle ad esempio basate su qualcuno che usurpi il potere con la forza fisica, ma secondo appunto il suo punto di vista l'unica classe, l'unico governo giusto, l'unica forma di oligarchia giusta è quella dei sapienti. E sarebbe anche una bella cosa, il problema è che però la concezione di sapienza dell'Aquino non è la concezione di sapienza tutte le opinioni o tutte le forme di religione sono valide, ma è la sapienza di tipo cattolico, è strettamente e unicamente cattolico. Allora, Salomone accenna anche a questo disordine quando scrive: c'è un male che io vidi sotto il sole, derivante quale errore da chi governa, che lo stolto sia posto nella più alta dignità. Tuttavia, codesto disordine non esclude la provvidenza divina, poiché esso, per divina permissione, deriva dagli agenti inferiori, come abbiamo spiegato a proposito degli altri mali. Anzi, codesto disordine non perverte del tutto l'ordine naturale, poiché il dominio degli stolti sarebbe inconsistente se non fosse sostenuto dal consiglio di gente assennata. Di qui il detto dei proverbi 20,18: col consiglio si dà vigore alle imprese e le guerre si conducono secondo piani prestabiliti. Il savio è forte, l'uomo dotto è robusto e vigoroso, poiché secondo un piano si prepara la guerra e la salvezza sta nell'abbondanza dei consigli. Proverbi 24,5,6. E poiché chi consiglia guida colui che riceve il consiglio, in un certo senso lo domina. Nei proverbi sta scritto che il servo sapiente dominerà sui figli stolti. Perciò è evidente che la divina provvidenza ha posto un ordine in tutte le cose, così che è vero quanto dice l'Apostolo: le cose che sono da Dio sono ordinate. Ecco niente, appunto, ho letto tutto il capitolo che mi interessava leggere, mi interessava soprattutto questo concetto qui, che appunto lui diceva, come appunto dove lui appunto diceva, parlava del dominio della gerarchia, appunto perché è un'ulteriore dimostrazione che poi si lega alle letture precedenti che ho fatto, un'ulteriore dimostrazione nel capire che tutto il pensiero, tutta la teologia dell'Aquino è una teologia fortemente gerarchica, oligarchica, perché prevede il dominio di pochi, pochi sapienti, e sapienza, ma non nel senso di democrazia del tipo tutte le idee sono, ad esempio tutte le idee sulla religione, tutte le idee sul misticismo sono valide, ma anzi è una sapienza, usata per opprimere, cioè per imporre l'idea cattolica a tutti e quindi anche per sterminare gli eretici, cioè tutte quelle persone che cattoliche non sono. E niente, questo appunto ci tenevo a farlo. Prossimamente, appunto, appena riesco a rinoleggiarla, riprenderò sempre la Summa Teologia, in cui vedremo di nuovo questi concetti in un formato ancora più esteso e addirittura più nell'ambito della teologia.